Chiunque dovrebbe beneficiare dell'opportunità di ascoltare la più dotata ed eloquente donna della nostra epoca. Incute un mitico terrore e la sua dieta è il fuoco rosso. È più pericolosa di mille rivoltosi. Così si esprimevano a proposito di Lucy Parsons rispettivamente un manifesto anarchico del 1886, un cronista di Chicago nell'estate del 1900 ed un rapporto della polizia americana 20 anni dopo. Ma chi era davvero Lucy Parsons? Le incognite sulla sua origine in effetti sono parecchie. Lucy Parsons nasce probabilmente nel 1851 o forse nel 1853 in Virginia o forse in Texas. La sua famiglia probabilmente è di origine messicana e indiana o forse afroamericana o forse tutte queste cose insieme. Lucy Parsons forse fu una schiava o forse fu semplicemente un'immigrata dalla Virginia al Texas. L'aspetto interessante è che durante tutta la sua vita Lucy Parsons o Lucy Gonzales o Lucy Carter non decise mai di sciogliere queste incognite e dichiarò sempre: alla gente non deve interessare la mia razza, ma i principi che sostengo, perché io sono rappresentante della classe dei lavoratori e di tutte le etnie. Quello che è certo è che Lucy Parsons, o Lucy Gonzales, emigra in Texas e lì conosce un brillante giovane, Albert Parsons, ex soldato confederato, che tuttavia si converte alla causa della battaglia contro la segregazione razziale. Lì cominciano insieme una lotta contro ogni discriminazione, si sposano e a causa delle leggi che impediscono i matrimoni interrazziali sono costretti a lasciare il Texas e a emigrare a loro volta a Chicago. Chicago è una città tumultuosa. Albert e Lucy conoscono in questo contesto anche l'emigrazione proveniente dall'Europa, dei tedeschi, degli inglesi, degli svedesi, dei russi, degli ucraini, degli italiani. Conoscono la povertà estrema dei quartieri di Chicago. Secondo alcuni studi, 3 bambini su 5 non raggiungevano il primo anno di età. Albert Parsons diventa il leader delle lotte per le 8 ore di lavoro e nel 1886 guida il corteo del primo maggio che divenne da allora il simbolo dell'unità internazionale dei lavoratori di tutto il mondo. Albert Parsons per questa ragione venne indagato dalla polizia, accusato di aver posto una bomba dei market qualche giorno dopo e sulla base di prove inventate, l'anno successivo insieme a altri quattro organizzatori immigrati tedeschi venne giustiziato l'11 novembre del 1887. Durante questo anno Lucy Parsons continuamente manifesta a favore della libertà di coloro che considera ingiustamente arrestati, di Albert e di coloro che erano insieme a lui in questa battaglia. Dopo l'esecuzione di Albert Parsons, Lucy, sostanzialmente autodidatta, diventa una instancabile oratrice, molto ascoltata nei quartieri operai, e diventa giornalista e direttrice della rivista Freedom, mensile anarchico e comunista. I suoi scritti spaziano dalle ricerche in Antartide di carattere scientifico, sono studi di carattere storico, fino alla rivoluzione russa del 1905, in cui saluta la creazione dei Soviet e la bandiera rossa su Pietrogrado. Una svolta nella vita di Lucy Parsons si ha proprio nel 1905, quando unica donna insieme a Mother Jones
altra figura mitica del movimento operaio americano, fonda gli Industrial Workers of the World, gli IWW. Gli IWW sono una istituzione sindacale e anche un piccolo partito che si propone di unificare tutte le istanze, le etnie del variegato e multiforme, multietnico movimento operaio americano. Nel suo intervento al congresso di fondazione, Lucy Parsons dice espressamente: il sangue rosso che scorre nelle vene dell'umanità è ovunque lo stesso. Non importa dove, se nelle pianure cinesi o nelle assolate colline africane, se nelle innevate distese del nord, in Russia o in America. Tutti apparteniamo alla stessa famiglia umana. In questo senso si denota già un primo punto dell'attività e dell'impegno di Lucy Parsons, che è l'internazionalismo. Un secondo punto riguarda la sua avversità totale verso le istituzioni dello Stato borghese. E nello stesso anno scrive: «È la ricchezza e non il voto che comanda davvero. Le elezioni sono solo il velo che nasconde la truffa». A giudizio di Lucy Parsons, tutte le contraddizioni che appartenevano al capitalismo, le questioni di genere, le questioni di razza, andavano ricondotte al centro della lotta di classe. E solo il superamento della proprietà privata dei mezzi di produzione avrebbe consentito di superare tutte le contraddizioni, le ingiustizie abnormi, le disuguaglianze proprie di questo modo di produzione. Lucy Parsons si oppone insieme agli IWW all'ingresso degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale. La troviamo ancora alla testa dei lavoratori disoccupati di Chicago delle lotte della fine degli anni 10. La troviamo ancora in mezzo agli affamati di Chicago nel 1915, sempre dalla parte degli ultimi e sempre con l'idea che l'abolizione del lavoro salariato era la condizione per una società superiore. I punti salienti quindi dell'opera, dell'impegno e della propaganda del fare di Lucy Parsons sono quindi essenzialmente tre. L'appartenenza di classe, orgogliosa e dignitosa nella battaglia per una società senza frontiere, l'internazionalismo nell'unità dei lavoratori di tutto il mondo e infine l'avversione verso lo Stato, considerato come il garante delle disuguaglianze e come il garante della proprietà privata dei mezzi di produzione. Per questo motivo è stata definita da alcune biografe come la regina dell'anarchia, secondo altre addirittura la dea dell'anarchia. Vi è una discussione tra gli storici se Lucy Parsons abbia o meno aderito al Partito Comunista Americano. Quello che è certo è che nella sua lunga vita, nel corso degli anni 30, Lucy Parsons collabora al Soccorso Rosso, che era un'organizzazione emanazione della Terza Internazionale Comunista. Quello che è certo è che nel corso di questi anni continua la sua battaglia a favore dei ceti più deboli, più fragili. Si batte per la liberazione di Tom Mooney, un sindacalista americano detenuto per molti anni per motivi non lontani da quelli che avevano ingiustamente portato all'esecuzione di Albert Parsons. E Tom Mooney vedrà dedicata una compagnia delle Brigate Internazionali Americane che combatté nella guerra di Spagna. Circa la fortuna e la fama di Lucy Parsons, c'è da dire che la sua figura rimane scomoda, difficilmente maneggiabile, sempre pericolosa e, come qualcuno ha detto, una storia complicata. Basti dire che morì in un incendio del 1942 e in quella circostanza
le autorità sequestrarono il suo patrimonio fatto di migliaia di libri, di documenti, di opuscoli che poi scomparvero misteriosamente. Quello che è certo è che la figura di Lucy Parsons è indissolubilmente legata alla data simbolo del 1° maggio. E anche grazie a lei che questo appuntamento divenuto ormai tradizionale per decine di paesi si è inserito in maniera stabile nel calendario civile ed è divenuto anche una bandiera, che significa sostanzialmente questo: il razzismo è nemico del movimento operaio. Nel 1955 il sindacato degli elettrici americani incaricò un gruppo di studiosi e di storici di ricercare le origini di quel 1° maggio del 1886 da cui nacque tutto. Ne venne fuori una cronaca di questo tipo. Il corteo si mosse e migliaia di persone incominciarono a sfilare. Ognuno aveva dentro di sé, mentre marciava, un'ondata di emozioni dovuta allo spettacolo di eccitante e gaia solidarietà. I ragazzi lasciavano ogni tanto i loro genitori e correvano avanti. Le persone ridevano esultanti, guardando indietro la marea in marcia, simbolo visibile dei lavoratori uniti. In quella massa che sembrava non dovesse mai finire, a Chicago, 1886, c'erano insieme boemi, tedeschi, polacchi, russi, irlandesi, italiani, neri, cowboy che ora lavoravano in città. E c'erano insieme cattolici, protestanti, ebrei, musulmani, persone semplici, tutti uniti e fermamente decisi per la giornata di 8 ore. Noi sappiamo che nella prima fila di quel corteo c'era anche Lucy Parsons.